rosa non è solo un fiore. No, si mangia. Ciao a tutti! Sì, ciao a tutti e basta per rubare la battuta. E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi prepareremo che cosa? Dillo tu, simpatica donna. Oggi prepareremo le famosissime, straviste, ultraviste rose di pasta sfoglia alle mele. Sono dei cestini buonissimi, coreograficissimi e soprattutto gustosissimi, che però io ho rivisitato un po' nella ricetta che invece passa continuamente sul web. Quindi spostateci con noi sul piano del lavoro e andiamo a cucinare le nostre rose di pasta sfoglia. Ma non è che hai sbagliato fiore, ti sei fumata qualche cosa? No. Ed eccoci pronti per preparare le nostre roselline di sfoglia alle mele. Buonissime, guardate cosa occorre. Una mela tagliata a pezzettini. La mia è ingiallita, malgrado io abbia spruzzato il limone. Ed è tagliata, come vedete, così, molto molto sottile. Due cucchiai di uvetta sultanina. Un pochino di confettura, io sto usando una preparazione a base di mele e cannella della Deluxe della Lidl ed è buonissima. Gli ingredienti sono fantastici, c'è soltanto 85% di mele, 13% di zucchero, cannella, estratto di cannella e antiossidante, quindi un buon prodotto. 4 cucchiai rasi di zucchero di canna, un cucchiaio raso di cannella e un pochino di burro a piacimento. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa ho tagliato a strisce, questo ve lo faccio vedere perché è abbastanza intuitivo, ho usato una rotella e ho tagliato a strisce la pasta sfoglia. La pasta sfoglia che ho usato è la solita pasta sfoglia della Lidl, la pasta sfoglia rettangolare, la pasta sfoglia fresca. Adesso cosa faccio? Verso all'interno dello zucchero il cucchiaio di cannella. Io dico un cucchiaio perché a noi piace il sapore molto carico della cannella. Voi, se invece lo preferite, potete anche non usarla, eh? E mescolo bene bene gli ingredienti. Adagio un po' di zucchero su tutto, così lo cospargo su ogni riga e faccio in modo che sia distribuito in maniera omogenea. Gli ingredienti che vi sto dando sono per 6 roselline. Metterò un po' di preparazione alle mele. Se volete potete stenderla prima, fareste anche meglio. Io, siccome sono distratta perché c'è Enzo che sta facendo il monello, ho dimenticato di metterla prima e quindi mi sto arrangiando così. Ma voi prima spalmate la preparazione e poi mettete lo zucchero. Prendiamo l'uva sultanina e mettiamo solo nella metà superiore qualche chicco. Ora io metterò anche delle noci, qualche pezzettino di noce. È il momento di mettere le mele. Sovrapponetele l'una accanto all'altro in questa maniera. Io non le passo prima nel burro per ammorbidirle ed agevolare l'arrotolamento, le faccio semplicemente sottili con la mandolina in maniera tale che loro si pieghino durante l'arrotolamento e amen, insomma, sono un po' meno grasse, anche se il burro, qualche fiocchetto alla fine lo metterò. Chiudiamo il tutto, come vi dicevo, chiudiamo ben bene e arrotoliamo. E voilà! Quindi, guardate che bellina, gnammi, prendiamo un pirottino, mettiamola dentro e poniamola in teglia in forno ben caldo a 200 gradi per 20 minuti circa. Unica accortezza, coprite le roselline se sborda molto la mela, perché sennò questa parte si annerisce. Saranno buonissime lo stesso, ma tenderà ad annerirsi, quindi coprite con un foglio di alluminio. Prendiamo il burro. Prendiamone delle fettine veramente veramente sottili, prendiamo un pochino di zucchero ancora e cospargiamo la rosellina, quindi mettiamo un pezzettino di burro, non eccessivo, è sottilissimo,
su ogni rosellina. Siamo pronti per infornare, 180 gradi, forno ventilato, parte bassa del forno con foglio di alluminio a proteggere. Ci vediamo tra 20 minuti. Ed ecco qui le nostre roselline appena sfornate. Questo nero che vedete non è bruciato, è l'uvetta passa, eh? Invece questo nero che vedete qui è un po' la buccia sbruciacchiata, quello sì, annerita più che sbruciacchiata, perché ne abbiamo mangiata una ed il sapore non è affatto amaro, è molto dolce, molto amabile, anzi questa leggera caramellatura ci sta anche a bilanciare un pochettino i sapori. Provatele, fatemi sapere cosa ne pensate della mia versione, perché in giro ce ne sono veramente tantissime, dopodiché datemi anche la vostra versione, così le paragono e le confronto e vedo se c'è una versione migliore di un'altra. Bene, con l'acquolina in bocca vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Come semplice fare queste rose farcite, dolci, si possono fare anche salate, quindi ci potrebbe essere volendo, anche la versione sì, salata. Potremmo farle con la carota, con la zucchina, farle con la carota, con la zucchina, con le melanzane, insomma, potremmo farle farcite con i salumi che sono rossi, quindi dare quella sfumatura ai petali con la mortadella, potremmo farle in 12.500 varianti e le faremo solo se voi ce le chiederete sotto questo video. E quindi vi preghiamo di non chiedercele, perché no, questa donna non la finirebbe più con gli elenchi. Chiedete. E allora noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole, intanto noi andiamo a mangiare le nostre rose. Ciao. A presto, ciao.